Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 49. Ragazzi, siamo in un bel guaio. Il capo Cristina e Camilla sono sulla luna e chissà quando riusciranno a tornare. Dottorella, come possiamo fare per il prossimo numero di Gioca e suona? Non riesco proprio a immaginarmelo. Speriamo che il capo telefoni e ci dia qualche indicazione. Ascoltate, passa una banda. Mi si lasci solo sempre piaciute le bande. Chiedetemi tutto, ma non delle idee, eh? Senti, Saverio, sì. Qui dobbiamo contribuire tutti, eh? Sì, ma perché, scusa, secondo te io non contribuisco con quei quattro scarabocchi che fai? Come sarebbe scabarocchi, scacchirocchi? Oh, insomma, finitela! Non bastano i guai che abbiamo! Pagine 50-51. I notambuli reclute sono invitati a prendere posto ordinatamente nei rispettivi settori per le esercitazioni. E adesso che cosa fate? Vedi, noi notambuli non siamo tutti uguali. Ci sono le note tonde, le bianche, le nere come me e le crome, che viaggiano quasi sempre a coppie. Ogni giorno noi dobbiamo fare alcuni esercizi per essere pronti quando è il momento di partire. Possiamo vedere anche noi queste esercitazioni? Certo. Oggi inizieremo con degli esercizi di marcia. Le reclute prendono posto nei settori contrassegnati dal cartello con il numero 2 sopra una nota nera. Vuol dire che in ogni settore, che si chiama misura, devono entrare solo due note nere. Oppure una nera e due crome, oppure quattro crome. La somma dei valori non deve superare il 2. Capo, vieni un po' a vedere. Qui c'è materiale per Gioca e suona. E il problema è come farlo arrivare sulla terra. Bing! Mi è venuta un'idea! No, non dirla! Lo sapevo! Tu ce l'hai con me e con le mie orecchie! Sono all'origine di tutti i nostri guai! Non è vero! Su, ragazzi, non litigate! Ma io potrei mandare le mie orecchie sulla terra! Non se ne parla nemmeno, è troppo lontano! Lo sapevo! Voglio vedere come ve la caverete! Intanto io qui mi diverto! Hop! Hop! Guarda! Posso volare come le mie orecchie, perché... il peso sulla luna è la metà della metà! Cirillo! Cirillo, vieni subito qui! Ehi voi laggiù, fate silenzio! Iniziano le esercitazioni! I notambuli hanno preso posto nei rispettivi settori o misure, come si dice in termini musicali, e ora cominciano a marciare. Ascoltate. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ogni misura è divisa dalla successiva per mezzo di una linea che si chiama stanghetta. Quando la musica è finita, si mettono due stanghette. Per il prossimo esercizio occorre utilizzare i settori contrassegnati dal cartello con il numero 3 sopra una nota nera. Significa che in ogni settore o misura devono entrare solo tre note nere, oppure un numero di note corrispondenti a tre nere. Ricordate che una bianca vale come due nere,
e che una nera vale come due crome. Perciò, in una misura segnata con il cartello 3, la somma deve essere sempre 3. Per esempio, se in una misura si trova una bianca che vale 2, c'è ancora posto solo per una nera o per due crome. Se in una misura si trova una nera che vale 1, possono entrare solo altre due nere, oppure una nera e due crome, oppure 4 crome. E guarda, Cirillo, ora le note entrano ordinatamente nelle misure. Anche qui le misure sono divise da stanghette, ma fa attenzione. Mentre la musica con il numero 2 sopra la nera si usa per marciare, quella con il numero 3 sulla nera si usa per ballare. Notambuli, siete pronti? Chi marcia e chi balla? Ora, per stabilire se tutti hanno capito, prima del trasferimento alle rispettive destinazioni d'imbarco, faremo un test. Solo chi supera questo test sarà inviato alle basi di partenza. Vi faremo ascoltare 4 motivi musicali e voi dovrete marciare o danzare secondo i casi. Capo, chiami subito Filippo al telefono. Questo è un ottimo esercizio per i nostri amici di Gioca e Suona. Non ho più i gettoni, ho un quarto di luna per chiamare la terra. Cosa ne dici, Dorella? Ho seguito le istruzioni del capo. A pagina 50 e 51 ho disegnato i notambuli che marciano e quelli che ballano. E poi qua 4 vignette corrispondenti ai qua 4 motivi musicali. Molto bene, Filippo. Anche i bambini dovranno marciare o ballare secondo i casi. E poi scrivere di fianco alle vignette il numero 2 per le marce e il numero 3 per le danze. Era un valzer, quindi era in 3. Il secondo una marcia, la marcia dei bersaglieri. Il terzo era ancora un valzer e il quarto un'altra marcia. Pagina 52. Capo, dobbiamo andare subito alla base di partenza. Guardi chi ho incontrato. E chi è? Come? Non lo riconosce? È Rambo, Rambo quindicesimo. Adesso le spiego. Credo di aver trovato il sistema per tornare sulla Terra. Vede, ogni volta che fanno un nuovo film su Rambo, lui fa un viaggetto dalla Luna alla Terra, perché gli autori l'hanno reinventato. Evviva! Oh, calma, 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 ragazzi. Non è così facile. Come facciamo a far sapere agli autori che ci devono inventare di nuovo? Accidenti, sarebbe stato troppo bello. Sembrava così semplice. Non preoccupatevi, ci penso io. Ditemi chi sono e ve li aggiusto io. No, 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 deve solo dirgli di inventarci di nuovo per farci tornare sulla Terra. Ok, ma non c'è da menarne mani o cose del genere? Assolutamente no, deve fare solo quello che le abbiamo chiesto. Ok, tenetevi pronti. Questi
quest'idea di farsi inventare di nuovo è formidabile. Ed ora in poi dovrò chiamarvi Capo Secondo, Camilla Seconda e anche Cirillo Secondo. Cristina, non prenderci in giro. Anzi, dovresti inventare qualcosa di divertente. Questi viaggi interplanetari sono così noiosi. Si dice interplanetari. Noiosi. Ma Cirillo, guardati un po' in giro. Con tutti questi personaggi nuovi non dovresti annoiarti. Ma io non li conosco. Aia! Cosa c'è? E tu chi sei? Sono una pulce e non posso volare. Sto cercando una casa dove andare ad abitare. E allora vai in giro a pungere il prossimo? Pagina 53. Il comandante Robottoni avvisa i passeggeri che a causa di un'improvvisa avaria agli strumenti di bordo non è possibile raggiungere la destinazione prevista. I signori passeggeri sono pregati di mantenere la calma. Un nostro tecnico è uscito dalla navicella e sta cercando di individuare l'origine del guasto. Speriamo che si possa riparare. E Camilla, hai visto Cirillo? Era qui con la pulce. Ma è possibile che non ci si possa distrarre un attimo? Eccolo! Ma è fuori dalla navicella! Non fa che cacciarsi nei guai. E adesso come facciamo a farlo rientrare? Sembra che si stia divertendo un mondo. Sì, certo, lui si diverte, ma noi no. Presto, presto, datemi una tuta spaziale. Esco a recuperarlo. In due o in tre? Data la situazione a bordo della navicella, riteniamo opportuno effettuare un'esercitazione supplementare per i nottambuli. Abbiamo inviato sulla telescrivente 4 pentagrammi. L'esercitazione consiste nel mettere il numero 2 o il numero 3 sopra la nota nera nel riquadro posto all'inizio di ciascun pentagramma. Questo sarebbe un bel gioco per Cirillo, ma visto che in questo momento si trova a vagare con Cristina nello spazio fuori dalla navicella, inviteremo i nostri amici di Gioco e Suona a farlo per una volta senza di lui. Avete capito? Si tratta di ascoltare le quattro melodie e di stabilire se le misure sono in due o tre. Vediamo subito la soluzione dell'esercitazione. La prima e la seconda melodia sono in due. La terza e la quarta sono in tre.